Come poteva egli intendere Cristo? Cristo e la sua legge, attraverso Pietro Ubaldi. Essi non potevano dialogare. Cristo diceva che il suo regno non era di questo mondo e che egli era nato per testimoniare la verità. Ma per Pilato la verità era solo un problema di disquisizioni, sofismi, sottigliezze da non concludere mai. Come poteva egli intendere Cristo? Nemmeno sul concetto di giustizia si potevano intendere. Per Pilato essa corrispondeva ad una formulazione positiva, direi quadrata, quale era la forma mentale dei romani. La giustizia era una regolamentazione codificata in leggi specifiche con effetti concreti. A realizzazione immediata era un fatto limitato dentro le misure umane. Per Pilato la giustizia di Cristo era un ideale lontano, una cosa vaga e incontrollabile, un principio che astraeva dalla realtà della vita, a cui quindi non ci si può affidare. Per Cristo, che conosceva la legge di Dio, la sua giustizia era una realtà in atto, una cosa vicina esse, un principio che egli vedeva funzionare, a cui quindi è possibile e utile affidarsi. Ma non potevano far ciò gli altri, che invece erano lontani dall'esse, situati nella esse. Si comprende Pilato, quando si tiene conto del fatto che gli doveva risolvere il problema vicino di questo mondo, di fronte al popolo degli ebrei e di fronte a Roma, all'imperatore Tiberio a cui doveva rendere conto, mentre Cristo trattava di problemi lontani, di un altro mondo, di fronte al Padre e alla legge di Dio. Lo stesso concetto di autorità è diverso nei due casi. Per Pilato e per il mondo l'autorità è lo Stato. Il capo, il gruppo che detiene la forza, fa le leggi e impone l'ordine sociale. Per Cristo questa è un'autorità di seconda mano, mentre la vera, quella che comanda sul serio, è l'autorità della legge di Dio, alla quale tutti stanno ugualmente sottoposti, e che si serve di quell'autorità umana come di un istrumento. Quando Pilato dice a Cristo: «Non sai che io ho il potere di liberarti o di crocifiggerti?», Cristo gli risponde: «Non avresti su di me alcun potere se non ti fosse dato dall'alto». La posizione subordinata del potere umano di fronte al potere di Dio qui è chiaramente definita.